partita contro il Pontedera è, come tutte, importante. Questa volta i 3 punti potrebbero darci quasi l'aritmetica sicurezza, perché andando a 57 solo il Pescara potrebbe superarci, ma ci basterebbe un punto nelle ultime 2 partite. Ma senza fare tabelle, come si affronta la terza squadra più forte in trasferta di questo girone? Non trovo una maniera particolare. Sono 2 anni che sempre fanno sempre campionati importanti giocando in questa maniera. La squadra è forte, dai, c'hanno ragazzi veloci davanti, accompagnano bene l'azione, giocano bene a calcio, sono determinati, che team. La squadra tosta, bisogna essere all'altezza di loro. Se andiamo come abbiamo fatto anche domenica, che ci si c'era troppo Bellini, poco determinati, poco cattivi, è bastato un episodio proprio per perdere la partita anche in male modo, no? Quando dopo 20 minuti sembrava che la partita ci fosse un divario fra noi e loro enorme, e invece poi dopo aver perso 3-0, come lo vai a spiegare? Lo vai a spiegare con un atteggiamento passivo di superficialità, e io quello che vi ho detto ragazzi è quello di Hakuri. Però è vero che il bicchiere, secondo me, la sconfitta brucia, è amara, è difficile da digerire, ma secondo me il bicchiere è mezzo pieno, perché se sulla bilancia mettiamo il valore della SPAL, di quelli di Ferrara, tecnicamente, come noi, è una bella squadra. Noi, pur non essendo in grande giornata, prima di fare le stupidaggini, abbiamo dimostrato che abbiamo un bello spessore. Sì, però con i se e con i ma io non sono abituato a ragionare. Perciò noi abbiamo fatto 20 minuti di calcio Sì, importante, molto. molto importante. Poi al primo errore che abbiamo fatto ci abbiamo preso gol e per noi la partita è finita lì. Però lì ci puoi lavorare, Ma Piero. sì, ho capito, posso lavorare, posso fare, ma non è quello. Quelli sono errori individuali, ci sta nell'arco di un campionato che uno possa sbagliare. Problema poi il secondo, il problema il terzo. Poi dopo non riesci nemmeno a commentare una partita persa 3-0 in quella maniera, tenendo la palla per 75 minuti di tempo. E non va bene, non Io, secondo va bene. me, il primo errore di Pirrello è stato proprio dalla grande sicurezza di una squadra che era in sicurezza, che stava No, tenendo la no. partita. Sì, allora ti ripeto, a vedere i primi 20 minuti sembra ci fosse 2 categorie di differenza fra noi e loro. Poi però è finita 3-0 per loro. E noi se giochiamo sotto ritmo, non muoviamo, non attacchiamo gli spazi, se non saltiamo gli uomini, poi alla fine ci spingiamo. Lo stiamo dimostrando, eh. Lo stiamo dimostrando. Cesena ha fatto una grande partita, col Perugia no. Vai a Sesti, perdi male, gli allenatori se vinci bene, poi ci rilassiamo un'altra volta. Noi dobbiamo capire che non dobbiamo buttare via quello che abbiamo fatto di buono anche quest'anno, perché un conto se lo finisci in una certa maniera, un conto se continui a sbagliare o a fare le cose con una superficialità che una squadra di calcio non dovrebbe avere. A questi discorsi come ti hanno risposto i giocatori? Devo rispondere loro, al limite parlano fra di loro, io gli ho detto quello che pensavo, gliel'ho detto chiaramente. Però poi in allenamento come ti hanno risposto Ma non durante la è io, settimana? noi in allenamento quando sei in mezzo al campo corrono. Il problema poi dopo te la domenica in mezzo al campo ci sei a urlare o a dirgli le cose, devono capire che per la loro vita e per la loro carriera fare un campionato come hanno fatto loro fino adesso, che è un campionato importante, non possono pensare di sciuparlo. Devono pigliare queste 3 partite come se fossero 3 finali e affrontarle con questa maniera qui. Perché io non ho intenzione di fare grandi cose in questo momento, però nemmeno voglio essere passivo, perché se vedo che ancora facciamo fatica a capire determinate cose, poi uno deve intervenire. Questo è chiaro. Forza, forza. A proposito di intervenire, c'hai dei giocatori fuori rosa, nel senso che si stanno allenando, che sono reduci da infortuni. Com'è la situazione di Spina, di Calabrese? Oggi facciamo un allenamento e poi vediamo. Quindi ce l'hai con te, ecco.
Al momento sì. Se nel calcio non si può mai dire. Siamo andati a Sesti, mi toccava cambiare la formazione all'una del giorno, perché uno non si sentiva bene, perciò come faccio a dirti ciò? No, nel senso, si può dire che sono... allenati con noi tutta la settimana. Perfetto, questo è quello che volevo... Che volevo sapere. Potrebbero essere convocati per capirci, insomma. Se stanno bene di compito. Esatto. Certo. Ecco, e a proposito della cosa tattica che dicevi prima con grandissima chiarezza, il Pontedera come va affrontato? Vai anche tu sull'uno contro uno? Perché lui, Canzi, fa questo. Noi facciamo come si fece con l'Avellino contro la Turri, se andò a specchio, oppure non tocchiamo niente, andiamo avanti. Però ti ripeto, voglio vedere delle risposte. Voglio vedere delle risposte, perché se non ci sono le risposte... È probabile, è possibile, si può ipotizzare che le risposte tu le abbia in maniera migliore se li metti uno contro uno? Perché lì se perdono i duelli c'è poco da discorrere. No, ma io non voglio fare, te l'ho detto prima, non voglio fare grandi cose. Io non voglio fare grandi cose. Perché sono sempre fidato di loro, certo. Hanno sempre risposto bene. Io non voglio in due giorni stravolgere tutto, però nemmeno sto fermo a guardare quello che eravamo. Dovevamo dimostrare quello che siamo. Perché se due settimane fa è battuto la Torres facendo una partita bella, tosta, cattiva, io voglio vedere quella squadra lì. Poi se gli altri sono meglio di noi, uno gli batte le mani, ma io non voglio vedere a me, mi sono rotto anche un pochino le scatole, onestamente. Sempre da punto che se è fine a se stesso non ha senso, lascia poco ti lascia poco nelle mani, perciò. E due settimane fa con la Torres abbiamo fatto una grandissima partita contro un ottimo avversario, a Ferrara abbiamo steccato. Domani ti torna di nuovo a disposizione un giocatore che tu avevi nella partita contro la Torres. Parlo di Mercati, nessuno è salvatore della patria, però Mercati è un calciatore che nel motore di centrocampo è importante. Non è la sono tutti se stanno bene. Se stanno bene non sono tutti nel gruppo. Non è quello di Mercati, non Mercati. Qui si parla d'atteggiamento. Quello che viene a mancare ultimamente, perché ripeto, forse è anche un fatto naturale, perché ti puoi anche sentire contento, no, fra virgolette, appagato, come dici giustamente te. Però vabbè, un po' basta, però poi un attimino devi anche cercare di ripartire o perlomeno fornire delle prestazioni adeguate a quello che hai fatto. Non puoi buttare via tutto perché ti senti appagato, perché pensi ai playoff o perché sei una delle poche squadre sicure dei playoff. Ok, hai fatto un bel percorso, però non puoi nemmeno scemare più niente. Visto che non farai stravolgimenti, ma non starai a guardare, quindi insomma, sto a guardare, esatto. Se la cosa continua si può ipotizzare che rimetterai dentro i due cannoni davanti, le due bocche di fuoco, non so, probabile anche loro si devono aiutare di più, però se dovessero giocare insieme giocano troppo lontani l'uno dall'altro, sono sì. E invece devono stare più vicini, cosa che hanno fatto per dire per diverso tempo con la Torta, perché c'era uno qui sulla sinistra e poi c'era quell'altro che era già sul centrale, dato che anche loro giocavano la difesa a tre, però lo devono fare. Non è che tutte le volte uno deve stare via a nulla a chiamare a fare, lo devono fare. Per quel poco che non capisco di calcio, ho visto che il Pontedera soffre molto, tutte le squadre, anche il Pontedera soffre se c'è un calciatore nell'altra metà campo che sa imbucare la palla, sa giocare in verticale. Questo potrebbe essere Chierico. Ma anche lui ultimamente fa fatica, la tocca troppe volte la palla. Luca è sempre stato importante per noi per questo motivo. Però ultimamente anche a lui vai a vedere la partita di Ferrara, prima di passare la tocca 5-6 volte. E se lo inizia a fare anche lui, poi il più delle volte lo sbaglio che stiamo facendo, diamo la palla per poi riceverla.
Lo sbaglio che stiamo facendo è quello. A te, a me, a te, a me. Se non vai dentro, amico, prima o poi tu pigli una legnata, non ti inizi più. Perché poi è come inizi le partite, come le vivi e come le senti. Purtroppo, ti ripeto, bisogna avere fiducia, però essere pronti anche a stravolgere totalmente tutto, perché io mi sono anche un pochino stufato, no? Io voglio vedere la reazione da parte loro, io mi sono sempre fidato di loro e mi continuano sempre a fidare di loro. Però bisogna che anche loro mi diano delle risposte. Io voglio delle risposte. Domani voglio una partita tosta, determinata, presenti in campo per tutti i minuti. Poi vada come vada, non è quello il problema nostro. Però ci dobbiamo stare in campo con determinazione, con rabbia. Noi abbiamo fatto una partita a Ferrara, abbiamo avuto un ammonito, se non Signorini e Udo per la scivolata, ma non so quelli che ti determinano la cattiveria, la determinazione, chiaramente agonistica, Sì. ci mancherebbe. In questa maniera qui fai fatica poi a fare il risultato. Mentre invece Pontedera è rognoso, è uno che Pontedera è attacca, molto rognoso, entra, eh. ognuno fa il suo, ci mancherebbe anche. Ognuno fa il suo. Non è che dobbiamo essere noi a dirgli prego, scansare un attimino. Se poi vogliono fare, ci vanno a favore. Il pronostico. Eh? No, dicevo, il pronostico. Le partite mi hanno giocato, io mi fido del niente. Ma tu la provincia, però. Ma certo, la voglio vincere, voglio che i ragazzi offrano da parte Anche la migliore. partita brutta andrebbe bene. Sì, va bene tutto, però io voglio che i ragazzi dimostrino quello che sono. Quelli che vanno dentro devono dimostrare quelli che sono, quelli che Ma te entreranno. sei in questo momento più amareggiato, più sconsolato, più deluso? No, io sono cavolato, è diverso. No, io non sono né amareggiato né deluso, io sono abituato. Io ripeto, ho perso delle partite che sono state la mia fortuna, perché poi dopo ho vinto playoff. Perciò io non ho problemi, eh. A me ci vuole poco, ritornare in Dopo quella campo. famosa sconfitta, tu però hai cambiato, eh. Tutto cambia. Ecco, io ti seguo da 30, 40 anni. Mi torna a ripetere che nel calcio a volte perdere partite ti aiuta tanto. Perciò noi dobbiamo fare la nostra partita, vedere di tirare fuori tutto l'orgoglio che abbiamo dentro, perché dobbiamo anche avere orgoglio ogni tanto. Col capitano ci hai parlato? Con Andrea, con Signorini? Sì, io ci parlo sempre. Ecco, appunto. Ci mancherebbe. Che umore ti ha dato? No, ma lui è un ragazzo per bene, un ragazzo pulito, solare. A volte nel calcio bisognerebbe essere un pochino più banditi. Forse sai qual è il difetto grosso di questa tua squadra? Che più che uno spogliatoio dove ci sono i figli di No, Introcchia è un convento. sono bravi ragazzi, non è che ti puoi lamentare perché sono bravi ragazzi, Beh, però no, forse è un po' troppo, eh. ma io loro, e te mi hai fatto una domanda su Andrea per me è un ragazzo Tu importante, dicesti che no, si l'hai fa conosciuto bene, qui, è stata una piacevolissima te lo sorpresa. confermo, Andrea no, prima di tutto è un uomo. Non cerca alibi, non cerca scuse, non cerca niente, si piglia le sue responsabilità. Però lui quando parla tiene sempre una voce in una certa maniera, no? A volte tante volte io ho detto, ma pigliamo uno per il collo, perché serve a volte a scuotere un po' l'andazzo, no? Quando ti appiattisci, quando sei diventato troppo bravo, sei diventato superficiale, uno scossone, una cosa. Purtroppo però poi ognuno di noi ha il proprio carattere, la propria educazione, perché poi Andrea c'è un'educazione che molto probabilmente perciò inutile andare a chiedere cose che non si possano fare. Però nel calcio serve tutto, perciò vediamo. Questo sì, Grazie. grazie a voi. Grazie.